Prepara la tuta spaziale, perché il rover Curiosity della NASA si è appena imbattuto nella formazione rocciosa più incredibile di sempre. E lo stesso giorno del pesce d'aprile? Non è forse una strana coincidenza? Il dispositivo ha catturato alcune immagini di rocce che sembrano ossa di drago. Lascia che ti riporti al 2012, quando Curiosity fece il suo ingresso in grande stile sul suolo marziano. Era l'ape regina dei rover, il più grande e il più capace all'epoca. Da allora ha fatto faville. Ha persino scoperto prove di acqua e molecole organiche su Marte. Queste scoperte sono state un passo da gigante nella nostra ricerca per scoprire se Marte abbia mai ospitato la vita. Ma non dimentichiamo che Curiosity non è più una gallina dalle uova d'oro. Sono ben 11 anni che gira su Marte e il suo periodo di massimo splendore potrebbe essere passato con il lancio del nuovo rover Perseverance. Tuttavia, Curiosity riesce ancora a stupirci con la sua capacità di individuare rocce dall'aspetto familiare. Da oggetti a forma di lisca di pesce a cose simili a semafori, Curiosity ci ha dato molto da ammirare. Ma ora internet sta impazzendo per delle nuove immagini sbalorditive scattate dalla telecamera di Curiosity, che sembrano immortalare quelle che possono essere paragonate a ossa di drago. Un astrobiologo ha riconosciuto che si tratta sicuramente dell'oggetto più strano mai rinvenuto sulla superficie di Marte. La teoria attuale è che queste increspature uniche sulla struttura si siano formate in seguito a una forte erosione, probabilmente causata dai venti marziani. Potresti pensare, ok, ma cosa c'è di così particolare in una strana roccia? Beh, tanto per cominciare, è un promemoria di quanto dobbiamo ancora scoprire sul nostro misterioso vicino. Mentre osserviamo queste potenziali ossa di drago e sogniamo ad occhi aperti avventure interplanetarie, Curiosity lavora. La sua missione principale è raccogliere il maggior numero di dati possibile e capire se Marte sia mai stato la casa di minuscole forme di vita microbica. Non è la prima volta che il nostro fidato rover si imbatte in qualcosa di fuori dal mondo. Il nostro amico robotico ci ha anche permesso di dare un'occhiata a una piccolissima roccia sul pianeta rosso, che somiglia in modo inquietante a un libro fossilizzato. Riesci a immaginare di imbatterti in una biblioteca marziana? Nel 3800esimo giorno della sua missione, il nostro avventuroso rover ha catturato un'intrigante istantanea di questa insolita scoperta. Tramite l'elegante Mars End Lens Imager, collegato al suo braccio robotico, Curiosity ha scattato una foto di questa roccia che sembra essere stata estratta direttamente dai sogni di ogni bibliotecario. Prima che inizi a fantasticare sui libri da leggere nello spazio, chiariamo le dimensioni di questa roccia. Sebbene possa somigliare a un libro, è di dimensioni minuscole. Infatti è larga appena 2,50 cm. Non aspettarti di trovare a breve il prossimo bestseller marziano sugli scaffali. Si tratta piuttosto di un'edizione tascabile, perfetta per una lettura veloce durante i viaggi interplanetari. Prima di entusiasmarti troppo, sappi che i funzionari della NASA hanno dichiarato che rocce di forma particolare sono piuttosto comuni su Marte. Miliardi di anni di implacabili venti marziani hanno spazzato via tutto tranne che questi resti dalla forma unica. Curiosity ha un occhio attento per le formazioni insolite. Nel febbraio 2022 il nostro amico rover si è imbattuto in un fiore minerale con motivi ramificati che sembravano disegnati da un fiorista. Misurava solo un centimetro di larghezza. Poche settimane dopo, il 16 febbraio, Curiosity è riuscito a trovare prove rocciose di antichi laghi, con piccole increspature e onde congelate nel tempo. Se pensavi che Marte fosse solo una desolata landa rossa, ti sbagliavi. Gli scienziati hanno anche scoperto forme più ampie lasciate sulla superficie marziana dall'acqua. Per esempio, c'è una formazione rocciosa che somiglia in modo inquietante all'adorabile volto di un orsacchiotto. Chi immaginava che Marte avesse un lato tenero? E per finire, c'è un'altra roccia che sembra l'immagine sputata di un famoso personaggio dei cartoni animati. Ma Curiosity non affronta solo stranezze. Ricordi quando il 2 febbraio scorso il rover ha svelato le prime immagini chiare dei raggi solari su Marte? Immagina, quando il sole scende sotto l'orizzonte marziano durante le albe o i tramonti, i suoi raggi creano uno spettacolo ipnotico attraverso le nuvole. È come uno spettacolo di luci laser di madre natura. Ci sono persino immagini online di una cosiddetta porta su Marte.
E no, non si tratta di un passaggio segreto da cui piccoli marziani verdi possono entrare e uscire, se è questo che stai pensando. Internet è impazzito quando Curiosity ha scattato una foto che sembrava rivelare un oggetto simile a una porta. Via alle strane teorie! Non c'è da preoccuparsi però, perché gli esperti sono intervenuti con una spiegazione concreta. Secondo gli specialisti, che conoscono bene la geologia di Marte, questa particolare struttura è molto probabilmente il risultato di un'erosione naturale. Una risposta noiosa, lo so, ma è così. Tuttavia, alcuni scienziati sono intervenuti con un pizzico di umorismo sulla questione. Hanno fatto notare che la porta ha un'altezza modesta, meno di un metro. Quindi, anche se credessimo che si tratti di una porta per marziani, dovremmo immaginare un tipo particolare di extraterrestri minuscoli come hobbit marziani. Ma torniamo alla realtà. Gli esperti concordano nel ritenere che questa porta non sia altro che un'apertura poco profonda nella roccia, abilmente realizzata dalle forze della natura. Gli strati visibili si sono probabilmente depositati circa 4 miliardi di anni fa, sedimentandosi potenzialmente in un fiume o in una duna spazzata dal vento. I venti su Marte hanno lavorato duramente, erodendo questi strati nel tempo e lasciando dietro di sé ciò che vediamo oggi. Se osservi attentamente, noterai alcune fratture verticali naturali sparse nella foto. Queste fratture sono il risultato dell'invecchiamento delle rocce su Marte e la piccola struttura simile a una grotta, che abbiamo affettuosamente soprannominato porta, sembra essersi formata all'intersezione di queste fratture e degli strati sopra menzionati. Sembra che un gigantesco masso marziano sia capitolato, creando questo stravagante ingresso. C'è anche un famoso cratere di Marte che non è un semplice buco nel terreno, è pieno di opali. Secondo un nuovo studio, i misteriosi aloni che circondano le fessure del cratere marziano potrebbero essere costituiti da opali ricche di acqua. Te lo immagini? Marte, pianeta ricco di gioielli. Curiosity è venuto ancora una volta in soccorso e ha fatto un po' di ricerche in giro. Sembra che su Marte ci sia un antico letto di lago prosciugato che pullula di opali. Queste gemme potrebbero essere la prova che acqua e rocce si sono divertite un mondo sotto la superficie marziana, e molto più recentemente di quanto si pensasse. Quando gli scienziati iniziano a parlare di acqua, sai che sono a caccia di vita. Dopotutto l'acqua è fondamentale per la vita come la conosciamo. Ma c'è un problema, non scorre più su Marte. Quindi questi ingegnosi scienziati devono indossare i loro cappelli da detective e cercare i segni geologici della sua esistenza. Cosa c'entra l'opale con l'acqua sulla superficie marziana? Per produrre l'opale occorrono rocce con molta silice e un po' di H2O. I ricercatori hanno anche analizzato a fondo l'archivio di immagini del rover Curiosity e hanno scoperto che questi aloni ricchi di opali non si trovano solo in un punto. Al contrario, sembrano essere sparsi ovunque nel cratere Gale, un enorme e antico letto lacustre. Quindi, cosa hanno fatto questi ingegnosi scienziati? Hanno fatto dei test, naturalmente. Usando i sofisticati strumenti di Curiosity, hanno confermato che questi aloni contengono effettivamente opale. Tutti questi dati e le immagini dell'alone scattate all'inizio della missione hanno portato i ricercatori a una conclusione sconcertante. L'acqua deve essere rimasta nel cratere Gale per molto tempo dopo che l'antico lago si è prosciugato. Ciò significa che della vita potrebbe essere esistita su Marte per un periodo più lungo di quanto si pensasse. Chissà, forse anche nel periodo geologico moderno, che è iniziato ben 2,9 miliardi di anni fa.